Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, torniamo questa settimana con la settimana dei tre video, come ho fatto già a inizio mese, perché ovviamente cioè, mi serve che questi tre video escano in una settimana, cioè ho bisogno di fare così, quindi prendetevelo e basta. Quindi oggi film che mi hanno cambiato la vita. Qualcuno già l'ha fatto tempo fa, però cioè, mi sento anch'io di farlo adesso, è giunta l'ora di farlo. Quindi parlerò dei film che mi hanno cambiato la vita. Sono più di 5, cioè io ne ho fatto solo 5, però mi sono venuti un po' di più. Partiamo subito con Titanic. Titanic è stato il primo film che ho visto di Leonardo DiCaprio. Non solo associo Titanic al primo film che ho visto di DiCaprio, ma è anche un ricordo della mia infanzia. Avevo circa 11-12 anni, 13 massimo, quando ho visto Titanic per la prima volta, a mio ricordo, perché in realtà la prima volta che ho visto Titanic avevo un anno, però vabbè, contiamo la prima volta, diciamo, intorno tra gli 11 e i 13 anni, ed è stato il primo film che ho scaricato su Emule. Solo quelli della mia generazione probabilmente conosceranno Emule, quello più grandi di me, non credo che i giovani di adesso lo conoscano, ma è un programma per scaricare film. Però non sempre si scaricavano i film che si voleva. Birbantello, Mule. Ed è stato il primo film appunto che ho scaricato dei Mule a quell'età. Io tipo mi sono infognata troppo a scaricare i film dei Mule, raga. Poi non sono neanche sicura che si pronunci così, però vabbè, quindi Titanic ha questa importanza, sia a livello, diciamo, cinematografico, che vabbè, cioè, voglio dire, hanno speso più soldi per fare il Titanic finto che quello vero, per dire. Però diciamo che ha questi due aspetti, un po' più personale, perché mi ricorda i tempi della mia infanzia, sì, 11-12 anni, insomma, fine, inizio proprio dell'adolescenza, ed è stato appunto il primo film che ho visto di DiCaprio che mi ha aiutato proprio ad approcciarmi poi a tutti gli altri film di DiCaprio che non ho ancora finito di vedere perché sono tipo tantissimi, però la maggior parte li ho visti dopo Titanic e grazie a Titanic. Stesso discorso vale con il prossimo film, ossia Edward Mani di Forbici, che è stato il primo film in assoluto che io abbia mai visto di Johnny Depp, ancora prima della fabbrica di cioccolato, se proprio, cioè, immaginiamo la fabbrica di cioccolato, io avevo 6-7 anni, eppure Edward Mani di Forbici l'ho visto prima della fabbrica di cioccolato, perché avevo forse 4-5 anni, una roba del genere. Eravamo a casa mia, mi ricordo che era la vigilia di Natale, perché la tradizione a casa mia dice che dobbiamo fare la vigilia a casa mia, 24 sera si fa a casa mia. E io ero davanti alla televisione a guardare Edward Mani di Forbici mentre aspettavo Babbo Natale, i regali. Ed ero così là impalata a guardare questo film e tipo non ricordo neanche perché mi trovassi lì da sola sul divano a guardare questo film, non me lo ricordo. Però, cioè, mi ricordo che ero impanata a guardare Edward e io tipo lo adoro. Non si sa poi quante volte l'ho rivisto questo film. Però sì, appunto ripeto che avevo 4 anni, c'ero molto ricca. E poi da lì, ovviamente, il mio amore per Johnny Depp è scoppiato. Cioè, io tipo ho visto la stramaggior parte dei film di Johnny Depp, almeno quelli in cui lui è protagonista. E che dire, questi due film diciamo che mi hanno aiutato a scoprire questi due magnifici attori che tuttora fanno parte della mia vita quotidiana, perché ogni tanto mi parte lo schizzo di andare a guardare un film di Johnny Depp o di Leonardo DiCaprio, magari tra quelli che non ho visto, però in realtà poi guardo sempre quelli che ho già visto e stesso a memoria. Questo ovviamente succede con tutti i film, penso succede anche a voi. Comunque, vabbè, passiamo avanti con Upside Down.
che è tipo un film bellissimo, ragazzi, cioè veramente stupendo. Mi è piaciuto da morire, è un po' che non lo rivedo, però l'avrò visto chissà quante volte, raga. Cioè, Upside Down credo che sia uno dei miei film preferiti di tutta la vita. L'avevo visto tipo 3-4 anni fa la prima volta. Cioè, io lo riguarderei in loop praticamente per tutta la vita. Cioè, adoro. Per chi non lo conoscesse, per favore, fatemelo. Cioè, se, in realtà, se non volete farlo a me il favore, fatelo voi stessi, guardate Upside Down. E allo stesso piano di Upside Down abbiamo L'incredibile vita di Timothy Green, che in realtà effettivamente non è questo film grandioso, però ragazzi, c'è il sentimento dietro, c'è un messaggio bellissimo e lo adoro. Timothy Green credo che faccia parte sempre della mia vita, anche questo credo che l'ho visto tipo poco prima di Upside Down, comunque nello stesso periodo, e quindi ho deciso di metterli sullo stesso piano perché, cioè, vabbè, non ho parole per descrivere questi due film. Upside Down tra l'altro ha una grafica bellissima, cioè oltre al film in sé, ma una cosa bellissima, cioè una grafica che adoro. Dall'altro lato, ripeto, l'incredibile vita di Timothy Green non ha questa cosa chissà eccezionale visiva, no? Questa cosa visiva, però c'è più messaggio profondo, ecco. E questa è una distinzione, però insomma, sono ben belli entrambi, li adoro e vabbè. Poi abbiamo il film di Dorian Gray, che è stato il primo film che ho visto di Ben Barnes al di fuori di Narnia, perché si sa, spesso ricordiamo un attore solo per un film o una serie cinematografica, come in questo caso, e difficilmente riusciamo a distaccarci dal personaggio che ha interpretato quell'attore nella nostra serie preferita, come per esempio appunto Ben Barnes nelle Cronache di Narnia. Per me Ben Barnes sarà sempre il principe Caspian, sempre. Nonostante io abbia visto poi altri film, come per esempio Dorian Gray, o tanti anche altri, ho visto altre, cioè, non è che ho visto solo le Cronache di Narnia. Però appunto Dorian Gray è stato il primo film che ho visto di Ben Barnes al di fuori di Narnia. Poi abbiamo, vabbè, altri film, altre serie TV, però Dorian Gray ha segnato diciamo la distinzione, la netta separazione di Ben Barnes da Narnia, per quanto mi riguarda, nonostante io lo continui a chiamare Principe Caspian, insomma, cioè, questa cosa c'è sempre dentro di me. Ben Barnes sarà sempre il Principe Caspian, come dicevo prima. Però grazie a Dorian Gray ho iniziato, diciamo, un po' a separarmi da questa cosa e magari a chiamarlo col nome suo di battesimo che sua madre gli ha dato, insomma, cioè. Quindi diciamo che questo è l'importanza di Dorian Gray che ho avuto nella mia vita, che ho visto forse l'anno dopo che è uscito al cinema, perché io arrivo sempre in ritardo su queste cose. Non ho mai ancora letto il libro perché, cioè, non lo so perché, non me lo spiego neanche io, però un giorno arriverà in cui, cioè quel giorno in cui leggerò Dorian Gray arriverà, speriamo. Poi abbiamo un film recentissimo che è 1917. Non è un film di guerra come tutti gli altri, naturalmente spiega cosa è stata la seconda guerra mondiale, però c'è una cosa dietro che io ho amato. Tra l'altro l'ho visto, l'ho rivisto di recente perché l'avevo visto prima degli Oscar, che l'ho rivisto poi adesso e tipo non c'è niente da fare. 1917, nonostante sia uscito di recente, posso comunque inserirlo in questa lista, cioè è un film che probabilmente mi cambierà la vita, mi sta già cambiando la vita, sì, cioè è un film che io amo e che rimarrà sempre nel mio cuore. Poi abbiamo un altro film di DiCaprio, questo mi sta a cuore per
per un altro motivo che adesso vi spiego, ed è The Revenant. Allora, a parte che forse è il film più bello di DiCaprio che abbiamo visto, cioè, passiamo ovviamente oltre l'affetto, che per l'affetto diciamo che il film più bello di DiCaprio che abbiamo visto è Titanic, come dicevo prima. Però raga, c'è cioè, The Revenant, perché mi sa quale? Perché ovviamente è stato un film che ha permesso a DiCaprio di vincere l'Oscar 4 anni fa ormai, e per questo, perché appunto io, seguendo Leonardo DiCaprio nei suoi film da ormai da circa 10 anni, cioè vederlo vincere l'Oscar, insomma, cioè, è una soddisfazione anche per me, cioè diciamocelo, una soddisfazione. Quindi The Revenant rientra in questa categoria per questo motivo. A parte che è un film bellissimo, cioè, chi ha visto The Revenant forse può capire, lo sa, ma anche chi non l'ha visto e magari conosce il film, bene o male, può capire. Poi abbiamo ovviamente le serie classiche, come Harry Potter per me. Cioè, non, è importante nella mia vita, nonostante alcuni lo ritengono per bambini, io tipo, cosa? Possono leggere anche bambini, però, cioè, usciamo dall'ottica che Harry Potter è solo per bambini, perché non è vero. Comunque, perché mi ha cambiato la vita Harry Potter? Perché sicuramente, cioè, non ricordo un giorno in cui io non pensi ad Harry Potter, cioè, oh, non esageriamo, no. Però io non ricordo la mia vita senza Harry Potter, cioè Harry Potter c'è sempre stato, sempre, sempre nominato, sempre che mi guardo l'intervista ogni tanto. Ora abbiamo rivisto i film di recente, cioè voglio dire, Harry Potter è sempre nell'aria. Poi io ho i libri, ho alcuni Funko Pop, tra cui il mio preferito, che è Lupin, cioè io lo guardo sempre, quindi c'è sempre nell'aria, Harry c'è sempre nell'aria, almeno in casa mia, e quindi non può non essere importante, così come è importante anche Il Signore degli Anelli. Non ricordo un giorno in cui non c'è stato Il Signore degli Anelli, c'è sempre stato nella mia vita, c'è sempre stato. Io mi ricordo che ne parlavamo anche alle elementari, a scuola elementari, cioè ne parlavo con i miei compagni, perché all'epoca facevo le elementari quando si parlava del Signore degli Anelli, ero alle elementari. Forse qualche anno dopo, pochi anni dopo che è uscito al cinema, insomma, cioè, io ho sempre sentito parlare del Signore degli Anelli. Poi successivamente ho comprato i libri, però insomma, sempre che respiro il Signore degli Anelli. Bene, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e fate sapere nei commenti quali sono i vostri film del cuore che vi hanno cambiato la vita. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!